La domanda cui ora do risposta è: cosa è la verità nella sua essenza? La verità è un riconoscimento relativo che uguaglia l'affermazione contenuta nel primo membro di un'equazione alla affermazione contenuta nel secondo membro. Lo stesso termine di equazione rimanda alla verità relativa ad un reale riscontro di uguaglianza. Ciò nonostante, la verità, sempre relativa ai suoi presupposti, può essere anche assoluta, quando essa vale anche in assenza dei presupposti. Infatti, quando i presupposti sono assolutamente contraddittori tra loro, come ad esempio più 1 e meno 1, la cui somma è lo 0, noi possiamo avere, oltre che una somma, una combinazione tra loro, ossia un prodotto, ed esso è diverso da 0, essendo meno 1 il risultato algebrico tra più 1 moltiplicato per meno 1. In tal caso la verità assoluta è data dal prodotto tra più 1 e meno 1 che è uguale a meno 1. Non sarebbe questa una verità assoluta se la quantità 1 non fosse di per sé stessa una quantità assoluta, ma lo è. Infatti 1 è uguale a n elevato a 0, laddove ogni indefinita quantità diversa da 0, elevata alla indefinizione dello 0, rappresenta l'assoluta mancanza di definizione, sia nella sua base, sia nel suo esponente. Dunque, noi abbiamo alla base dell'equazione assoluta, espressa con il prodotto tra più 1 e meno 1 uguale a meno 1, l'equazione vera e ancor più fondamentale data da n elevato a 0 uguale a n elevato a 1 moltiplicato per n elevato a meno 1. Pertanto esiste il fondamento assoluto di tutte le cose che sono e non sono, in quanto il numero 1 è questo Dio assoluto che combina tra loro nell'unità tutti i possibili opposti, tra i quali i fondamentali riguardano lo stesso essere fondamentale di un completo ciclo dinamico e il suo stesso non essere. Quando gli illuministi francesi scelsero di definire con il ciclo 10 ogni ciclo n della realtà, l'equazione assoluta assunse la verità una espressa dall'equazione 10 elevato a 0 uguale a 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1. Questa è una sola verità espressa da una trinità di tre cicli 10, tutti e tre enti assoluti. È quel Dio uno e trino di cui parlò Gesù. Vediamo che nel primo membro tutto esiste in potenza, come n elevato a 0 o 10 elevato a 0, mentre nel secondo membro tutto esiste in atto dissociato in valori contrapposti, come n elevato a meno 1 e n elevato a più 1, oppure 10 elevato a meno 1 per 10 elevato a più 1. La trinità di enti assoluti in una verità unica che è quindi una e trina proprio come disse Gesù Cristo.